È con lei che ho parlato poco fa. Doveva essere un bel pezzo che stava lì ad aspettarlo. Malgrado il freddo di novembre, non si era nemmeno infilata un cappotto sopra il grembiule. Aveva il naso arrossato e lo sguardo ansioso. A meno di 100 metri, all'angolo con Rue de Béarn, era di servizio un poliziotto in divisa. Perché non ha avvisato lui? Borbottò Maigret. È là, il luogo del delitto. No, la signora de Saint-Marc che sta partorendo. Il primo parto è così delicata, capisce? I due ultimi sono stati divertenti da leggere. Tra l'altro ho osservato, siamo in un periodo estivo dove la calura non ci dà tregua, fortunatamente qui siamo in una sala con una bella aria condizionata, però ho apprezzato il fatto che il primo dei due, quello che su cui abbiamo lavorato l'altro ieri, fosse ambientato in un periodo estivo, lontano dalle brume, dalle piogge a cui Simenon ci aveva sempre abituato nelle avventure nei casi di Maigret. Qui l'ho trovato. Infatti era molto particolare, molto, molto particolare la balera da due soldi. E dopo, col caso successivo, siamo ripiombati in novembre, freddo, pioggia, stufe accese e quant'altro. 1. Il sabato del signor Bassot. Un tardo pomeriggio radioso, un sole quasi languido nelle strade tranquille della Rive Gauche e ovunque la gioia di vivere, sui visi, nei mille rumori familiari della strada. Ci sono giorni come questo, in cui l'esistenza è meno banale e i passanti sui marciapiedi, i tram e le auto sembrano uscire da una fiaba. Era il 27 giugno. Quando Maigret arrivò alla postiera della Santé, la guardia osservava intenerita un gattino bianco che giocava con il cane della lattaia. E no, la cosa che salta all'occhio è proprio la sua capacità di osservazione del mondo intorno a sé, la capacità di fotografare le persone e di fermarla, di raccontarla, di descriverla in maniera mirabile. Sarebbe un ottimo esercizio per gli sceneggiatori del cinema.